Salve ragazzi e bentornati sul canale. In questo video vedremo la risoluzione degli errori della scheda grafica e di altri problemi con i video su PC. Oggi vi mostreremo alcuni metodi utili per affrontare i problemi comuni legati alle schede grafiche che talvolta possono creare fastidiosi problemi in semplici operazioni come la riproduzione video su PC online. Continuate a guardare il tutorial per imparare a risolvere questi errori e ripristinare il corretto funzionamento del dispositivo. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale per sostenere il nostro lavoro prima di continuare. Cominciamo. Metodo 1: raffreddare la temperatura. Se il vostro computer si surriscalda, il surriscaldamento potrebbe essere legato a problemi della scheda grafica. Assicuriamoci quindi che il sistema di raffreddamento del nostro dispositivo sia pulito e funzionante correttamente. Verifichiamo anche se le ventole sono intasate da polvere o ostruite da ostacoli esterni che potrebbero ostacolare il passaggio dell'aria e trattenere il calore all'interno. Mantenere una temperatura adeguata può contribuire a ridurre gli errori della scheda grafica, ma ovviamente non è tutto. Metodo 2: aggiornare i driver. I driver obsoleti possono spesso essere la causa di problemi con la scheda grafica perché non in grado di riprodurre correttamente i formati di video più recenti. Verifichiamo se ci sono aggiornamenti disponibili per i driver della nostra scheda grafica nel menu di gestione dispositivi di Windows ed installiamoli correttamente. Mi raccomando, riavviate il computer dopo aver eseguito l'aggiornamento dei driver per rendere effettive le modifiche. Gli aggiornamenti dei driver possono risolvere molti errori e migliorare le prestazioni complessive del sistema, soprattutto nel caso in cui si utilizzi il PC con i videogiochi. Metodo 3: verificare se la scheda grafica è abilitata. A volte la scheda grafica potrebbe essere disabilitata nel sistema operativo. Questo accade quando sul PC sono presenti due schede grafiche: quella integrata usata per l'operazione di base e quella dedicata. Accedete alle impostazioni del vostro dispositivo e assicuratevi che la scheda grafica sia abilitata correttamente. Se serve, utilizzate il software relativo alla marca della vostra scheda video. Se riscontrate che è disattivata, riattivatela e riavviate il computer. Questo potrebbe risolvere alcuni errori comuni. Metodo 4: pulire fisicamente il dispositivo. La polvere e lo sporco possono accumularsi all'interno del nostro computer, inclusa la scheda grafica. Spegniamo il computer, rimuoviamo con cura la scheda grafica e puliamola delicatamente con un panno antistatico. Assicuriamoci di non danneggiare i componenti sensibili. Una pulizia regolare può aiutare a prevenire errori causati da sporco o polvere accumulata. Potremmo anche usare un compressore, un pennello o una bomboletta di aria compressa. Metodo 5: contattare i produttori della scheda grafica. Se tutti i metodi precedenti non risolvono il problema, è consigliabile contattare direttamente il produttore della scheda grafica. Spieghiamo loro l'errore che stiamo riscontrando e forniamo loro tutti i dettagli necessari. AMD o Nvidia hanno un'assistenza molto preparata. Il supporto tecnico del produttore sarà in grado di fornirvi assistenza specifica e sarà in grado di guidarvi nella risoluzione del problema qualora ci fosse qualche passaggio specifico da compiere. Cosa succede se durante l'utilizzo del computer il PC dovesse arrestarsi durante il trasferimento dei file a causa di un errore software o hardware dovuto ad un malfunzionamento dell'hard disk di una scheda video o di un qualsiasi altro componente? Beh, è possibile che i file che stavamo trasferendo vengano persi o danneggiati. Nel caso non risultassero più visibili, i nostri file e di loro non ci sarebbe più traccia. Sul dispositivo di archiviazione originale, né su hard disk esterni, oppure nemmeno nel cestino. A questo punto allora si potrebbe provare ad utilizzare un programma di recupero specializzato come Wondershare Recovery. Recovery è un programma in grado di scansionare le unità di archiviazione come SD, hard disk, SSD e schede di memoria ed eventualmente recuperarne i dati. Intendiamoci che il recupero dati dipende da diversi fattori e anche dalle cause che hanno portato al problema. Sicuramente se subito dopo aver smarrito i dati non abbiamo sovrascritto con altri file i nostri dispositivi, le probabilità di recupero aumentano. Perché in realtà i file non spariscono subito dopo l'eliminazione, ma permangono in zone del PC non raggiungibili dagli utenti. Seguiamo questa guida per capire come recuperare i file. Apriamo Wondershare Recovery e selezioniamo dall'interfaccia principale un dispositivo sul quale vorremmo effettuare la scansione, ad esempio una chiavetta USB o un hard disk. Clicchiamo su Scansiona per avviare appunto la scansione. Il programma cercherà i file che sono stati cancellati dal nostro dispositivo di archiviazione. Possiamo scegliere di arrestare la scansione in qualsiasi momento nel caso avessimo già visto nell'elenco i file che ci interessa recuperare. Quindi premeremo sul pulsante pausa.
A questo punto, per recuperare i file che ci interessano, dovremo porre una spunta nell'apposita casella a fianco al nome del file. Possiamo selezionarli tutti oppure solo alcuni, e poi premere sul pulsante Recupera. Scegliamo quindi la directory dove salvare il nostro file recuperato. Possiamo anche creare una nuova cartella. Ora premiamo su Recupera. I file che sono stati recuperati verranno salvati all'interno di questa cartella. Se andiamo a riprodurre il file che abbiamo recuperato, possiamo verificare l'effettivo funzionamento. Il video finisce qui, spero vi sia piaciuto e vi sia tornato utile. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale per sostenere il nostro lavoro. Ci vediamo al prossimo video, a presto!